Bella a tutti ragazzi, finalmente bentornati sul canale di Genetic DNA in questo nuovo video che è il video acquisti del mese di agosto e settembre, visto che non li ho fatti. Allora, non ci sono tanti giochi, ma ci sono molti film in Blu-ray. Iniziamo dagli unici due giochi in digitale che ho preso, che sono praticamente Dirt 3 e Dishonored, che ho recuperato per un'azione su Steam. E invece, per quanto riguarda PlayStation 4, ho preso appunto The Last of Us, rimasterizzato per PlayStation 4, iniziato ma non ancora finito, veramente, hanno fatto veramente un ottimo lavoro con il restyling di questo gioco che a me è parso forse il miglior gioco uscito nel 2014. Poi Destiny, che l'ho preso al day one, ma tramite i miei, cioè, visti i miei numerosi impegni, sono riuscito a giocarci solo questo weekend, quindi purtroppo non porterò video di questo gioco, a parte magari qualche gameplay, cazzeggio, eccetera. Poi passiamo invece ai film in Blu-ray. Allora, ho preso Veicolo 19 con il mitico Paul Walker. Il film in sé non è bellissimo, però appunto ho voluto prenderlo perché c'era Paul Walker che... Poi Noah con Russell Crowe, veramente bello, forse un po' verso forse la metà del film, per un po' è un po' noioso, però per il resto non è male. Invece Lone Survivor, questo è un bellissimo film di guerra, molto 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 bello. Poi Capitan America The Winter Soldier, il 2, qua c'è un cazzo di riflesso, però fa niente. The Amazing Spider-Man 2, il potere di Electro, anche questo molto molto bello. Divergent, in questa diciamo versione special edition che non ha nulla di speciale a parte questa doppia sovracopertina in cartoncino con scritto Divergent e tutta questa parte in rilievo, non ha nulla di speciale. Il film comunque è bello. Effettivamente volevo aspettare che uscissero gli altri due per prendere un pacchetto completo, ma non so quanto tempo ci mette. Poi Need for Speed, anche qua gli hanno messo questa sovracopertina in cartoncino. Niente di che, il film su corse automobilistiche come il gioco, però vabbè, non ha niente a che fare a parte il titolo, alcune macchine un po' diciamo sportive, ma... Poi ho recuperato Rio 2, Missione Amazzonia, che ancora non ho visto, perché appunto l'ho preso questo weekend, ancora non l'ho visto, però il primo mi è piaciuto, poi lo ripeto, per chi mi segue sa che io adoro questi generi di film d'animazione, quindi ho voluto approfittarne. Poi Godzilla 3D, che comprende la copia in Blu-ray 3D e la copia normale più la copia digitale. Per chi fosse interessato, alla fine del video metterò il coupon, il codice per scaricare la copia in digitale e ovviamente, ripeto, il più veloce fra di voi che se la piglia. E poi, ultimo acquisto, Malefica, o Malefice, non so come si pronuncia, vabbè, con Angelina Jolie. Questo qua l'avevo visto in DVX, cioè in DVX in streaming, in una qualità abbastanza scacosa, però vabbè, mi è piaciuto e l'ho recuperato. Ok, questi qua sono tutti gli acquisti che ho fatto nei mesi di agosto e settembre, non sono tantissimi perché appunto, visto che ho tantissimi giochi indietro da fare, ho preferito non caricarmi troppo, anche perché a ottobre arriva Alien e Horizon 2, in più ho un casino di giochi indietro da fare, in più gli impegni di lavoro non mi permettono né di giocare né di fare le serie sul mio canale, come avete visto, è da un po' che non faccio più niente e quindi non volevo caricarmi troppo di giochi, diciamo. Spero di tornare al più presto a fare video,
Penso di riprendere sicuramente la serie di Alan Wake, quella la voglio finire perché comunque è un titolo che merita e vabbè, voglio completarlo col nostro Alan Novacco. E poi niente, porterò qualche videocazzeggio qua e là e più, sicuramente Alien Isolation lo porterò. Comunque ragazzi, vi chiedo veramente scusa, chiedo scusa anche e soprattutto ai nuovi, ultimamente si sono iscritte nuove persone. Chiedo scusa per il mio ritardo, ma purtroppo impegni lavorativi mi hanno tenuto un po' lontano da, non solo da fare il video, proprio da giocare. Cioè, calcolate che ho da finire ancora, vabbè, a parte Destiny e The Last of Us, Mordred non l'ho manco iniziato, magari porterò un po' di quello. In più Watch Dog mi manca un po' per finirlo, tra l'altro l'ultimo aggiornamento che hanno fatto mi hanno un po' sputtanato le prestazioni. Cioè, calcolate che prima il rilevamento automatico me lo dava tutto su ultra, adesso mi scatta anche in medio. Non so che cazzo hanno fatto. E niente, poi appunto devo ancora finire alcuni giochetti che non ho, che non porto sul canale. E poi vediamo, magari porterò qualche video appunto cazzeggio di Watch Dog o di... non lo so, vediamo. Comunque spero di tornare al più presto e mi scuso ancora per l'assenza e niente. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti da Genetica DNA, mi raccomando, alla fine del video, cioè fra poco io farò vedere il coupon, cioè il coupon, che cazzo, il codice per Godzilla in digitale, quindi mi raccomando, per chi lo vuole, faccia veloce perché il primo che arriva se lo piglia. A dopo ragazzi. Ecco qui, sono qui a farvi vedere il codice per Godzilla, mi raccomando, il più veloce se lo porta a casa. Eccolo qui, qua ci sono tutte le informazioni per appunto prendersi questo film in digitale per chi interessa ovviamente. Ok, ciao a tutti ragazzi, alla prossima da Genetic DNA.